introdotto dall'immagine di un bambino di colore di 8 anni stagliato incisivamente su uno sfondo desertico giallastro, le rapidissime sequenze che annunciano l'insospettabile ed efferata conclusione, l'uccisione dello ostaggio legato ai suoi piedi, il corto in soli 3 minuti primi denuncia l'allucinante dramma dei bambini soldato e della consapevolezza della loro terribile incoscienza. Il film vincitore della categoria Corto Africa è Lost di Alberto Dorado, 42 anni, di Madrid. Vediamo tutti. What's your name? Chalif. Non abbiamo avuto l'opportunità di avere in collegamento il regista, ma ci ha inviato un messaggio. È stata per me una bellissima sorpresa ricevere la notizia di questo premio in un festival di grande importanza come il vostro. Tutta la troupe di Lost ringrazia il pubblico del Festival Continuo, i suoi organizzatori, i patrocinanti e la giuria. Il nostro è stato fatto affinché possa raggiungere una diffusione sempre maggiore, poiché riteniamo che il tema trattato sia davvero trascurato dai mass media. Da questo punto di vista la sola selezione nel vostro programma di quest'anno ci ha già dato una grande gioia, poiché dava la possibilità di mostrare il nostro lavoro in terra italiana. Il fatto di essere stati vincitori di questo premio è molto più di quello che noi stessi speravamo. Per questo, mentre leggerete queste parole, noi staremo festeggiando e brindando a Madrid per il vostro riconoscimento. Grazie mille. Premio low budget. Un film pieno di emozione e speranza che vuole indicare una strada per superare un dolore insopportabile sconosciuto a molti. La giovane età del regista ci spinge ad incoraggiarlo nella sua ricerca e nel suo lavoro, sicuri che troverà sentieri certi per esprimere con senso la sua arte. La morte non è più qualcosa di terribile e definitivo, ma un viaggio che produce amore. C'era una volta, tanto tempo fa, un piccolo principe destinato a fare grandi cose. Signora, può uscire un attimo? Viaggio del piccolo principe del regista Nicola Sorcinelli. Bene, un applauso a Nicola Sorcinelli di 23 anni, di Pesaro. Non è presente qui questa sera. Abbiamo il collegamento non telefonico. Pronto? Pronto, Nicola? Sì. Nicola, grazie. Complimenti, benvenuto al Festival Continuo del Corto Metraggio. Hai vinto il premio low budget. Complimenti. Grazie. Te l'aspettavi? No, dice la classica domanda. No, sinceramente, no. Ieri quando mi è arrivata la telefonata è stata una sorpresa. E ora passiamo al prossimo premio, è il premio Golden Spike, e a premiare saranno due rappresentanti del Social World Film Festival, Giuseppe Alessio Nuzzo e Angelo Maria Castaldi. Vince il premio Golden Spike al Festival Continuo del Cortometraggio per aver narrato con assoluta dolcezza e poetica delicatezza un tema crudo come quello della guerra, visto con gli occhi innocenti di una bambina, in una curata veste grafica in 3D. Il cortometraggio d'animazione Daisy Cutter, dei registi Enrique Garcia e Sazai. Bene, io non so se abbiamo un collegamento audio con Ruben Salazar.
Thank you very much. Okay. For the prize in your festival. Sì. It's very glad for us to have now a golden spike in ourselves. Un susseguirsi di accadimenti che divertono e spiazzano lo spettatore, grazie ad una regia che articola personaggi, luoghi e situazioni con leggerezza, senza scadere nella banalità. Una piccola, preziosa commedia italiana di un giovane autore che mostra grande stoffa, a cui auspichiamo di entrare a pieno titolo tra i maestri del genere. La grande entrata per Sydney, Sibilia. Oggi gira così. Ancora una volta con noi per la terza volta. Evidentemente c'è un feeling tra il nostro festival e te. No, grazie, poi è bello, cioè comunque è giovane, quindi è una cosa bella sentirsi giovane, giusto giusto poi. È una domanda che volevo fare, sì. È una commedia. Sì. È una commedia divertente, in qualche modo sì. Anche ci sono momenti un po' risvolti assurdi, se vogliamo. Sì. Visto che noi abbiamo mandato nei giorni precedenti anche un piccolo spot su Monicelli, ti rifai a lui? No, magari. Cioè, sì, poi l'hai detto da me, giovane, quindi sì, sì. Cioè, non lo so, è un po' quasi superbo dire sì. Cioè. È ambientato a Latina, vero? È ambientato a Latina, Latina, sì. Ma girato a Latina? Non troppo, però per motivi giusto di budget, perché avevamo pochi soldi, però a spostarli tutti, però ci tenevamo ad ambientarlo non a Roma, vabbè, per motivi narrativi, perché, cioè, insomma, non voglio svelare niente, però per chi non l'avesse visto, e sì, comunque l'abbiamo ambientato a Latina. Perfetto, adesso tra poco lo vedremo. Ah, allora sì, ti ricordo nulla. Questo è per il lavoro prezioso della giuria, che devi ricordare sicuramente. E questo è per il tuo prossimo lavoro che ci ripresenterai l'anno prossimo. Grazie, grazie. No, che è successo? Che è? Ho lasciato il portafoglio in balcone. No, porca puttana, tutta sta stronzata dei clown per farci riconoscere e tu gli lasci la carta d'identità. Sì. Presentiamo il premio Corto Press, chiamo Roberta Busatto. Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: per aver saputo raccontare con ironia e leggerezza un tema sociale di assoluta importanza e attualità come l'integrazione. Per aver umanizzato la politica con grande astuzia tecnica e narrativa e per averci fatto sorridere con intelligenza. Il premio è il vinto. Il premio va a Caffè Capo del regista Andrea Zaccarello. E un po' il pregiudizio, diciamo anche alimentato spesso e volentieri, e qui visto che abbiamo Roberta che si occupa di carta di giornalismo, alimentato spesso dai mass media. Perché questo tema? Abbiamo usato l'aspetto dell'integrazione perché poteva essere raccontato in maniera più semplice e più chiara, però è un problema che si può estendere proprio a tutti i rapporti in generale, no? Il fatto di aspettarsi che le cose siano in un certo modo e che di conseguenza bisogna dire così. Esatto, e poi insomma c'è il paradosso che è deputato al finale, che è solo un aspetto della narrazione che rende poi una storia particolare. Questo colpo di scena, diciamo così. Diciamo che è un colpo di scena finale, anche se poi tutto quello che c'è prima non vorremmo fosse divorato da quella parte lì. Lui è un personaggio politico, Gianni Carino nel film, sì. È un uomo politico. Ti sei ispirato a qualcuno oppure no? È una domandina. No, diciamo così, lui non è un personaggio politico ma viene invitato a presentarsi. Ecco. E la cosa interessante è il modo con cui lui si pone a questo invito, no? Cioè negando assolutamente il suo interesse e invece poi piano piano rimanendone abbastanza attratto. Abbiamo usato anche la politica come simbolo, è un momento in cui chiaramente negherei qualsiasi addebito di ogni tipo, questo fuori discussione.
Vuoi dire qualcosa tu? Sarebbe curioso capire se avrebbe vinto le elezioni con quello spot. Lui credo che le perderebbe, perde le elezioni della sua vita in realtà, quindi ne perderebbe qualsiasi altra. Volevo ringraziare la lunghissima lista, mi ha fatto molto piacere sapere che ero stato premiato da così tante persone. Le voglio ringraziare, non so se ci sono, e tutto il pubblico, lo vedrà dopo il pubblico questo? Sì, dopo. Fantastico, allora ringrazio anticipatamente. Grazie a te. Per la capacità di raccontare una storia coinvolgente soltanto attraverso le immagini, con una scelta stilistica originale che sperimenta nuove forme di linguaggio cinematografico. Il giovane regista sardo, fondendo fotografia, animazione e fiction in una sorta di fotometraggio, riesce a coinvolgere ed emozionare senza far uso di parole, ma con un uso sapiente del mezzo. La musica accompagna in modo misurato e puntuale la storia di un uomo alla ricerca del tempo perduto, con un finale in cui si fondono i linguaggi in un insieme poetico ed originale. Bene, allora un applauso, questo è l'applauso del Teatro di Latina. Per l'importanza del tema, la guerra alle guerre, rappresentato dal racconto di vite spinte dentro drammatiche situazioni, una precisa identità culturale e antropologica che ha come scenario le suggestive grotte di Palazzo Caetani, nel territorio contino. Un soggetto di grande impatto emotivo, che mira a conservare le radici di genti con valenze universali, e realizzato con grande sensibilità. Il premio va, premio Latina Film Commission, premio del pubblico, risorse continue, va alla terra sopra di noi di Cristian Scarpino. Agli angeli della grotta. Vorrei che tutto questo finisse subito, per tornare a guardare il cielo. Grazie, ciao a tutti. Complimenti Cristian, sono Lino Piccolo, il direttore della Film Commission. Questo era l'applauso del Festival Pontino del cortometraggio. Grazie, ringraziamento a tutti quanti presenti in sala, è abbastanza strano per me parlare attraverso il telefono. Ti facciamo i complimenti, a quanto pare abbiamo visto giusto, perché è forse uno dei pochi cortometraggi assistiti dalla Latina Film Commission, perché il nostro obiettivo, lo ripeto qui in sala, è quello di assistere, promuovere, sostenere il talento locale, i professionisti locali. Quindi ti faccio il complimento, ecco, del nostro presidente e del nostro riferimento della provincia di Latina. Bravo! Grazie mille, grazie a voi per il premio, e sono contento per il premio e per l'apprezzamento del pubblico soprattutto. Ecco. Sai in cosa consiste il premio? Un viaggio a Parigi! Ah, ok, perfetto, torno volentieri allora. No, scherzo, sono servizi per la possibile realizzazione di un altro cortometraggio, servizi come una telecamera ad alta definizione, una piattaforma di montaggio gentilmente offerta dalla Mediateca della provincia. Faccio ancora, ecco, voglio ringraziare a questo punto la Film Commission per il premio e insomma, tutti gli organizzatori del Festival Pontino del Cortometraggio, perché è un festival che è diventato molto importante con gli anni e sono contento di aver partecipato quest'anno, a questo punto di aver vinto, ecco.
Il premio del pubblico della settima edizione del Festival Pontino del Cortometraggio è stato vinto da Guerra di Paolo Toscanelli. Il suo produttore che è Tommaso Righi. Eccoli. È bellissimo ricevere un premio del pubblico perché è la conferma che il lavoro che facciamo piace e quindi più di ogni altro forse è il premio che ti dà delle conferme, insomma, ti spinge ad andare avanti nella direzione presa. Quindi grazie a tutto il pubblico di Latina. Grazie a Arianna che ha contato tutti. Grazie al festival. Dovremmo, credo, avere anche il collegamento telefonico con Paolo Sassanelli. Pronto? Pronto, Paolo. Buongiorno, buonasera. Ringrazio il pubblico di Latina e ringrazio la giuria del Festival di Latina e tutti quanti per questo premio. È un saluto al mio produttore Tommaso, sì, che dovrebbe essere lì. È qui accanto a me. Ciao Paolo. Ciao Tommaso. Ti abbracciamo, ti salutiamo, ciao! Allora, passato e futuro si rincorrono e vengono condensati con una narrazione originale che suscita sorprese e riflessione. Regia sapiente che conduce lo spettatore ad un epilogo inatteso con un dosaggio di silenzi, sguardi e spazi vuoti fortemente evocativi. Il senso della vita e la facoltà di agire sul proprio destino vengono sondati con apparente leggerezza e reale profondità. Io metterei a 41, a regia Massimo Cappelli. Intanto grazie, vabbè, a costo di sembrare banale, all'organizzazione, ai selezionatori, a voi della giuria e anche a Arianna che ha contato i voti, che è simpaticissima, è stato bene. Grazie. Grazie. Perché procediamo con delle menzioni speciali. Abbiamo uno spot sociale, tolleranza zero. Uno spot capace di colpire con pungente ironia la barbarie della nostra società, in cui i media e le istituzioni sembrano alimentare e giustificare varie forme di intolleranza. La bevanda, citata nello spot, rappresenta l'oggettivazione del flusso di informazioni e di messaggi che quotidianamente siamo costretti ad assumere e che sono capaci di trasformare le nostre coscienze. Menzione speciale a tolleranza zero. Even in ordinary affairs, we know that people... Per la sezione documentari, un film pieno di poesia e amore, uno stile originale che induce la giuria a considerare questo documentario un esempio di denuncia contro l'industria petrolifera e ci ricorda che la storia e il mito possono essere i luoghi della memoria da cui ripartire per bonificare il nostro pianeta. Menzione speciale al film documentario The Guardian Angel of Water di Thailand Atlasi. همیشه سرنوشت قصه ها منو دنبال خودشون میکشونن.
روایت سینه به سینه شون و تغییراتشون برام جذابه. یه شب خواب دیدم که صدای طبل شیخ فرج میاد بدون اینکه کسی روی اون بکوبه. مردم جزیره خار تو مراسم لیوا برای شادی یا حل مشکلشون طبل شیخ فرج رو می نوازن و معتقدن اگه طبل شیخ فرج رو فراموش کنن خودش با صدای شبیه انسان همه رو خبر می کنه. تمام روز صداش رو می شنیدم. La giuria ha voluto esprimere, premesso che la giuria ha avuto l'imbarazzo della scelta e ha divenuta la decisione di assegnare ad essi una menzione ex aequo ad una terna vincente per fantasia, intelligenza, vena creativa e artistica e non ultima tecnica raffinata. L'iraniano Above the Grey Clouds è un volo fantastico sulle ali dell'amore, surreale, iridescente, pur nella sua significativa e poetica monocromia. Geometrico, metafisico, esilarante umorismo e simbolismo, esaltato dal disegno in bianco e nero, perfetto ed incisivo. Che, sì, no, la storia del pulcino e la sua chiocca è una critica alla crudeltà degli uomini, velata da una arguta e voluta ingenuità. Ringrazio Fabiano che è colui che sta pensando a tutti questi collegamenti telefonici. La regista di In Scale, che si chiama Marina Moscova, che è, insomma, come si può sentire dal nome, russa. Eccola. Hello. How are you? Greetings from Russia and grazie mille. Grazie Giulia. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations for the award. Thank you. Ok. L'italiano, il pianeta perfetto, si allinea al precedente con l'ironia, la satira pungente ed intelligente. Il ritmo narrativo è contrassegnato dal paradossale contrasto tra un pianeta società futuribile e quella attuale, paradossalmente imperfetta. Essendo l'universo infinito, tutto ciò che è fisicamente possibile esiste. Per esempio esiste un pianeta identico alla Terra, ma dove tutti hanno i baffi. Così come esiste un pianeta dove nessuno ha i baffi, e un pianeta dove alcuni hanno i baffi e altri no, ma li vorrebbero tanto. Ci sono anche pianeti abitati solo da baffi. Quindi non deve stupire se esiste un pianeta perfetto. Con il voto voi avete espresso anche la vostra opinione e il vostro gradimento anche per i film stranieri. E anche qui abbiamo un ex aequo per quanto riguarda una menzione speciale del pubblico,
che sono appunto per lo stesso scale di Marina Moscova e per lo spagnolo Pancito. Già ma spancito tu che resta lì sto me planto in tu cara non visto y no visto mi chica me dice no sé cómo aguanto y gente que piensa será para tanto la digo vuelo de Madrid al cielo sin pasar por tanatorio sanatorio locutorio no tengo chance mi cambio es oro no hay marcha atrás pa coger carrerilla ni propina de mierda de cadería recojo paquetes entrego paquetes pa que te enteres no hace daño que quiere ¿Cómo es esto? Allora, noi abbiamo aperto con omaggio a Monicelli, chiudiamo con lo stesso omaggio, che è un omaggio grande al cinema italiano, è un omaggio al cinema e alla cultura, sentiremo se avete un attimo ancora di pazienza, non soltanto le sue immagini ma le sue parole, perché la cultura è uno dei tanti mattoni, a proposito di mattonelle, che costruiscono il nostro paese. Grazie a tutti e alla 8ª edizione. Grazie. La cultura, è tutto quello che fa quelle della nostra penisola, un'Italia che nel mondo ha una sua esistenza, un suo riconoscimento, una sua vivacità. Se si taglia alla cultura, che la cultura in generale tutto non è solo cinema, per l'Italia non rimane nulla se non un'immagine di affarismo, di cricca, di gente che cerca di arrangiarsi e di barare l'uno contro l'altro. La cultura è quella che ha un'immagine ancora forse positiva dell'Italia.